Diario del Russo in Russia. Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo video del Diario del Russo, sono Vlad e bentornati sul mio canale. Allora, il video oggi sarà molto semplice. Ho pensato quale potrebbe essere un video che mi piacerebbe vedere a me se fossi un turista in questa città. Allora, oggi semplicemente faremo vedere quali sono i mezzi di trasporto di tutti i tipi della mia città e partiamo dal tram. E soprattutto quanto costa, ogni mezzo quanto costa. Quando eravamo piccoli e non avevamo praticamente soldi per fare le corse su questi tram, noi ci agganciavamo a questo pezzo del tram, quindi c'era gambe qua e poi si reggiava qua e facevamo le corse gratis. Allora, nei tram si paga il biglietto per il trasporto direttamente al controllore che passa, che continuamente va avanti e indietro, e come ho detto prima si può pagare con la carta, quindi ora lo aspetto. Quando arriva questa signora, normalmente i controllori sono tutte le persone anziane, ora arriva da noi e vediamo quanto costa. Allora, il costo del biglietto sul tram è di 28 rubli, che è questo prezzo in euro. Nel passato si poteva pagare solamente con i contanti, invece ora si può pagare con la carta. Quindi sembra molto divertente, perché in un mezzo di trasporto molto vecchio, come possiamo vedere, si può sempre pagare con la carta, con il contactless, una figata. Ok, il viaggetto è fatto, molto molto tranquillo come mezzo, mi ricorda molto la mia infanzia quando andavamo abusivamente su questo mezzo, come ho detto prima, agganciandosi alla coda praticamente di questo tram. Una cosa divertente però, che non me lo... Non, allora, pensavo l'hanno cambiato, ma in realtà non è cambiata, i biglietti non hanno una durata, ovvero... Una persona con lo stesso biglietto può fare tipo quasi, può girare quanto vuole sullo stesso mezzo, anche tutto il giorno volendo. Mentre ora noi, per tornare tipo indietro, per prendere un altro mezzo, dobbiamo comprare un altro biglietto. Mentre in Italia si può comprare il biglietto, c'è una durata di un'ora e mezzo. Secondo me è molto più comodo avere una durata di un'ora e mezzo e poter utilizzare lo stesso biglietto per più corse al posto di stare sempre fisso sullo stesso tram. Quindi andiamo avanti. Allora, lo stipendio medio di un conduttore in questi mezzi, in questi tram, porca troia, lo stipendio medio dei controllori, dei conduttori in questo tram, mi ha detto, è di 20.000 rubli, poi può variare, ma veramente di poco, quindi cioè, è veramente poco, veramente poco. Questo è una cosa, è un graffito molto bello, non fatto dai tossici, ciao Simone. Per i dottori che hanno combattuto l'epidemia di Covid-19. Quindi c'è scritto grazie per il coraggio e il vostro lavoro. E poi Covid-19 eccetera eccetera. Quindi è bella, bella sta cosa. Allora, ci sono gli autobus così piccoli, ma sto aspettando quello grosso, perché in questi autobus qua non c'è assolutamente il discorso, cioè non viene rispettato per niente il discorso del distanziamento sociale. Quindi aspettiamo un po' quello più grosso, quello più vuoto, non voglio rischiare. Allora, sta arrivando il nostro autobus e ora facciamo giro sull'autobus russo. Il conduttore di questo autobus mi ha detto, comunque il prezzo è sempre 28 rubli come sul tram, e si può pagare sempre con telefono, quindi è tutto uguale. Loro non hanno uno stipendio, ovvero la paga, cioè loro guadagnano 55 rubli all'ora, che è tipo metà dell'euro all'ora, però poi successivamente, per ogni biglietto che emettono, quindi 28 rubli costa un biglietto, loro per ogni biglietto prendono un rublo e 50, e
centesimi praticamente, cioè comunque questa è la conversione in euro ai centesimi. E lui fa che quindi alla fine, se uno lavora solo una smena sarebbe tipo un turno, lui, questo qua in particolar modo, questo signore la roba un turno e mezzo, lui fa che alla fine del mese anche lui si porta a casa tipo 23-24 mila rubli. Però poi ha detto che gli capita, non solo a lui ma anche agli altri, è arrivato il racer di turno, a lui capita che lui tipo che questo qua, tipo l'autobus quale siamo stati, la corsia di quest'autobus è abbastanza lunga, quindi c'è tanta gente che lo prende, infatti era pieno zeppo, e fa che lui ha più o meno in testa la quantità delle persone, la quantità dei biglietti che emette. Quando lui va a consegnare i documenti per farsi calcolare la sua paga giornaliera, gli dicono che in realtà tipo non hai fatto, cazzo ne so, non hai fatto tipo 500-600 biglietti, ma ne hai fatto 400, quindi le abbassano ancora il numero. E quando stavamo per uscire, lui, quando mi ha raccontato tutte queste cose, mi ha detto: quindi la Russia non può essere compresa razionalmente, quindi solamente le cose irrazionali succedono qua. Comunque, questo era l'autobus, costa sempre 28 rubli, andiamo a prendere il prossimo mezzo. Ora stiamo aspettando il trolley russo, che devono essere abbastanza sovietici anche quelli, non li hanno aggiornato, mentre gli autobus sono stati, la vecchia flotta mi sa che l'hanno mandata via e hanno messo questi nuovi, quindi sull'autobus al quale ci siamo appena stati era nuovo, era pieno di zeppo di gente, ma era nuovo. Anzi, non è cambiato assolutamente niente, cioè non è cambiato assolutamente niente, è sempre disastrato, cioè sempre molto molto vecchio, però io da turista sono contento di guardare queste cose, perché cioè io usavo questi mezzi quando ero piccolo, mentre sono figato. La conduttrice di questo trolley mi ha chiarito una cosa: praticamente il discorso dello stipendio è sempre uguale, cioè più o meno il costo è lo stesso, però l'unica cosa che varia è la percentuale del biglietto su quale loro come conduttori prendono la commissione. Per esempio più una corsa dove c'è più gente, loro prendono un po' di meno, cioè in proporzione, invece se c'è una corsa dove c'è pochissima gente durante tutta la giornata, loro prendono un pochino di più. Però all'incirca lo stipendio è sempre quello, da 17.500 rubli fino a 25.000 rubli, quindi veramente, non vorrei dirlo, ma è quasi miseria, è quasi veramente miseria. Poi questi tram qua sono ancora i tram sovietici, che lo si può dedurre dall'interno di questo trolley, però ci sono tuttora. Andavo in questi trolley da piccolo e tutti questi trolley hanno già tipo 30, 40, 50 anni, sono veramente antichi, però tuttora funzionano. E andiamo a prendere la metro. Forse la parte più bella di questo video, a parte il taxi, andiamo a prendere la metro. Il nostro treno, il treno della metro, però quando stavamo entrando qua ho detto che stiamo entrando in un bunker, ed è vero, tutte le stazioni della metro, tipo queste qua, sono state costruite durante ancora l'Unione Sovietica, quando c'era America cattiva, bombe nucleari eccetera eccetera, più o meno come siamo messi ora, e ogni stazione è stata costruita, è stata pensata per essere un bunker, quindi all'entrata di ogni stazione dentro le mura ci sono delle porte che nel caso di un attacco nucleare, di un pericolo dell'attacco nucleare, praticamente si chiudono, e poi dentro la metro ci sono i sistemi per sostenere la vita praticamente, quindi un po' l'idea attorno a quale è stato scritto, sono stati scritti i libri, la metro 2033 eccetera eccetera, quindi
Siamo della metro, ma siamo anche in un bunker ora. Io sono stato veramente sorpreso della metro, pulitissima. I treni, allora, l'esterno è vecchio, oppure è fatto per sembrare vecchio, invece dentro i treni sono pulitissimi, sono veramente sorpreso. In questo momento siamo sulla fermata della metro che si chiama Cichkalovskaya, che è una delle fermate più nuove della mia città. Io è la prima volta che mi trovo a questa fermata, perché quando sono andato via la fermata già c'era, però gli interni non erano ancora finiti, quindi i treni semplicemente passavano senza fermarsi qua. Sono belle, belle, pulite, e costa 4 rubli in più rispetto il mezzo così che va sulla superficie. Ora passeremo alla parte forse più divertente, interessante di questo video, i taxi. Allora, prenderemo tre tipi di taxi. Prenderemo taxi più cheap che c'è, più economico che c'è, per fare la tratta da qua al centro della città. Poi il ritorno dal centro della città qua, prenderemo un taxi che è business, valutato business, quindi costa, cioè il prezzo medio praticamente. E poi per ritornare di nuovo nel centro della città prenderemo il taxi di lusso. Faremo sempre la stessa tratta, perché così vi so dire la differenza precisa del prezzo. Quindi sapremo dire per la stessa tratta quant'è la differenza del prezzo. Quindi partiamo a prendere il taxi, via. Nonostante il fatto che la fermata sia nuova, le porte del bunker ci sono pure qua. Guarda. Qui ci sono, questa qua si alza, ci sono i binari su quali le porte escono, e quindi la stazione viene blindata. Ho ordinato la macchina, questa è la foto dell'autista. Il nome è Karen. Non ho mai pensato che il nome Karen potrebbe essere il nome che potrebbe essere trovato in Russia. Corse 5555, minchia, totale. Ora stiamo aspettando dentro perché fuori c'è un vento della Madonna e fa freddissimo. Allora, questa corsa, ora siamo stati un po' nel traffico, quindi un po' aumentata rispetto a quello che doveva essere, ma questa corsa ci ha costato 2,57 euro. Il taxi più economico, 2,57 euro. Per, non lo so, mezz'ora di viaggio, 25 minuti di viaggio, ne vale assolutamente la pena. Poi il driver era abbastanza simpatico, era molto carino il signore, ci ha raccontato un po' le condizioni, come si fa ad essere accettati, come si fa a fare questo tipo di lavoro, però tutto tranquillo. Quindi 2,57 euro, un viaggio in taxi. Ora prendiamo il taxi alto, che è il taxi business, e ritorneremo nel posto da dove siamo partiti per fare la stessa identica distanza. Inizio a ordinarlo. Ok, allora abbiamo ordinato il taxi, ecco il nostro driver, la signora si chiama Natalia. Sta arrivando con una black Toyota Camry. Vediamo, faremo lo stesso viaggio all'incontrario e vediamo quanto costa. Allora, subito la prima differenza, a parte la macchina ovviamente, che è molto meglio perché è di un'altra classe, possiamo notare subito che ci sono delle caramelle qua dietro che possono essere prese, e c'è anche la bottiglina d'acqua che uno, se vuole, può prendere. Quindi già si sta molto meglio. Ovviamente c'è il divisore di mezzo, che è classico in questo tipo di macchine, e fa caldo. Alla differenza della macchina precedente, qui in questo momento fa caldo. Una delle prime cose che subito chiede l'autista quando si entra nelle macchine del genere, se la temperatura della macchina va bene e se ha qualche preferenza del viaggio. E alla differenza, porca puttana, dei Uber italiani, qui subito chiedono se vuole collegare il cliente, se vuole collegare la musica con Bluetooth, mentre ogni santa volta quando a Milano o in qualsiasi altra città chiede di collegare la musica, 3 su 5 degli autisti non sanno neanche come si fa a collegare il telefono, mentre qui è un must praticamente. Siamo usciti
Il costo di questa corsa, la stessa distanza di prima, è stato 4,68 euro, meno di 5 euro. La signora era molto disponibile, ci ha raccontato diverse cose. E questo è il livello di taxi business, quindi praticamente 50% di più rispetto al taxi economy. Però nel frattempo la macchina molto meglio, devono rispettare, come ha detto anche lei, il dress code particolare, addirittura devono aprire la porta ai clienti. Questo io non lo so, almeno in questo tipo di macchina non lo sapevo. E poi ci ha spiegato un po' tutte le cose. Il prezzo è questo e ora stiamo aspettando l'ultima macchina, che è il taxi di lusso più alto della mia città, e faremo lo stesso viaggio con la stessa distanza. Aspettiamo il taxi e vediamo com'è il taxi migliore della mia città. Andiamo a riscaldarsi. Allora, in questo momento ci troviamo nel taxi più costoso della mia città. In questo momento siamo su una Mercedes Classe, abbastanza nuova. Ora, per ridere, l'autista con quale stiamo andando ora, io prendo spesso questo tipo di taxi perché non costa tanto rispetto ai prezzi italiani. Con questo autista qua è già la quarta volta che mi capita nell'arco di 2 settimane, quindi ci conosciamo già praticamente a faccia. Allora, questa è stata l'ultima corsa con la Mercedes Classe E, che ora sta andando via. Qui una piccola interruzione, abbiamo già chiuso questo video e ora sto tornando a casa, però in questo momento mi è capitata la macchina forse migliore che c'è dentro quest'app che utilizzo, la macchina migliore di tutti. Questa macchina l'ho mostrato su Instagram anche l'altro giorno perché sono stato sorpreso da quanto è figa dentro. Tipo, fuori non sembra per niente, ma dentro è una macchina fighissima. Cioè, al posto, per esempio, chiedere di aumentare la temperatura, abbassarla, cioè praticamente c'è qui il pannello di controllo e si può fare tutto da qua. Il prezzo che pagheremo all'incirca è lo stesso che abbiamo pagato per il viaggio precedente, quindi non deve superare tipo 8-9 euro per tornare ora a casa. Però la macchina, il livello è questo, cioè è totale, è unica macchina è unica macchina, come ho detto prima, del genere nella nostra città, dentro quest'app. È pazzesco. Via. Allora, questa corsa ci ha costato 6,70 euro per 25 minuti di corsa, quindi questa era l'auto più lussuoso, taxi più lussuoso della mia città. Quindi vi ho mostrato tutti i mezzi su quali si possa viaggiare normalmente nella mia città. Per la Mosca è un po' più diverso, ci sono le macchine di un livello ancora un po' più alto e tutto generalmente costa un pochino di più. Però comunque, ragazzi, il video è arrivato alla fine, probabilmente un video molto lungo. Lasciate un like, scrivete nei commenti cosa ne pensate, soprattutto confrontando questo livello dei taxi con quello dei taxi italiani, che vabbè, è tutt'altra storia, però comunque fatemi sapere nei commenti. Bella a tutti, ragazzi, ci vediamo giovedì. Bella.